Beh, io sono cresciuto qui in Italia. Sarà sempre un posto che sarà vicino al mio cuore, sempre. Questo suo attaccamento all'Italia era qualcosa che andava al di là delle parole. Raccontava che è stato un periodo bellissimo per lui. Se devo dire che avessi la percezione che sarebbe diventato il giocatore più bravo del mondo, no. C'è un amore, questa città è molto differente. Sicuramente c'era tanto di Italia in Kobe. Kobe aveva l'esempio del papà, un ottimo giocatore NBA che arrivò in Italia per finire la carriera. Mio padre, secondo me, fa spettacolo in tutte le partite. Mi diceva, voi siete le ultime persone che hanno scelto di prendere un gelato con me, perché ero Kobe, non Kobe Bryant. Ci sono alcune persone che amano talmente tanto il gioco, che fanno tutto in funzione di quello. Al campetto cercavo di imitarlo nei suoi tiri, cercavo di essere lui. Quando era in campo non ce n'è per nessuno. Io sono quello che ti attaccherà, io sono quello che ti mangerà, io sono quello più forte. Stai facendo delle grosse cose. Sei consapevole che potresti diventare un grande giocatore professionista come tuo papà? Speriamo. Ti saluta la tua maestra Lina di Lisciano, provincia di Rieti. Wow. Ciao, ciao, ciao.